insomma, piantala. E abbi attenzione. Uno solo? Sì. E dopo rientri nei ranghi e ti dai una calmata in toto? Allora, bambina, io ti faccio notare che, per esempio, no, primo che mi viene in mente, non vado allo stadio la domenica, io sto sempre qua, in questa casa, tutte le sere. Sono felici. Non si deve essere tristi. È peccato. Io vado a lavarmi le mani, sì, e poi... Andiamo, ma no, fermatevi. Ma fermatevi. Il terzo set iniziava con loro al servizio. Ed è stato questo il loro male, deve tenerci cotte. Così, hanno perso subito il servizio. Non si smuove. Sai che vorrei che avesse un'altra donna? Ma su, Laura, sei drammatica. Ma che difficoltà. Ricordi? Quelle parole. E lei dite tu? Ma chi? A me. Quando? Quando ci lasciamo? Ho sempre avuto la grazia di un poeta. Eppure mi hai dimenticata. A me invece sembra ieri. Quando sull'aia della cascina mi ricordo. Uno meno. Io ti vedo ancora là. Ti prendi i pennelli e la tavolozza e sparisci nel nulla. Di non fosse mi slogai la caviglia. Ma poverino, ti fa male? Ma che cosa? La caviglia. Ma è successo 30 anni. Pardon, solo 24 anni fa. Ah beh, allora. Io che credevo svanirti nel nulla. Io che volevo quasi correrti dietro. Io che Minuccia! Bevino, Laura! Ieri, oggi o domani? Sempre le mie parole di allora, eh? No. Beautiful. Dimmi, come hai fatto questo brevissimo periodo? Giovinissimo. Lui è vecchio. La tua prestanza fisica. Lui è spento. La tua voglia. E lui è amorfo. Aldo, come stai? Malissimo. Io e Indira stiamo attraversando un periodo. Un periodo difficile. Mi è successo di tutto. Mi hai appena detto. La nostra relazione è... Allora ho urlato. E lei più di me. Ho perso la testa. Bianca, tu smetti di interferire quando parlo con qualcuno, altrimenti penseranno che sono matta. A proposito, prova anche tu a scrivere una lettera anonima ad Enrico. Dici? Oddio, in ginocchio. Che bello. Enrico è un po' grossino e... Mio Dio! Filippo! Come osi? Veramente, io sono passato così. Pensavo di poter guardare. Non dire nulla. Ti prego di non essere così audace. Questa è la casa di mio marito. Guarda che sfida. Passavo di qui perché volevo sincerarmi esattamente di cosa dovevo poi. E pur sapendo di non potermi vedere, hai sfidato le chiacchiere e le parole di Filippo. Ciò mi insegna e mi confonde il cuore. Laura, non mi parli neanche di te. Si va così. Dici, cambia. Ora che ti ho visto posso più andarmene. Ricordati quando tu e Giadra mi sei volata in braccio ed io, forte del mio grande amore, ti facevo volare come un fucello. Oh sì, che grande stordimento mi hai donato le pre. Fu lì. Distorsione, non posso creare. Quando mi sono stato a tutti gli uomini, tutti gli altri uomini, hai voluto dimostrare su di me cosa avresti fatto. Hai cominciato a battermi con pugni, legnate, ginocchiate, gomitate. Che grande! Costo di inclinate. Per me! E quando per una questione di dominio mi hai costretto a camminare gattoni. Oh, addio! Addio! Oh, addio per sempre! Ah, scusa!
sia in menopausa. No, no, dicono che le donne in menopausa svirgolano. Ma neanche in menopausa. A parte il fatto che comunque a lui non gliene frega niente se mia moglie è tra le persone, non lo conosco. Apre la porta, vada a casa, trova sua moglie che le bacia, via col cane. Se l'avesse saputo, è mica il problema di avere le cose, l'importante è che non lo sappia nessuno. Mamma mio, come non c'è, venga, venga, non so, sei aiutarla, ma lei non c'era. No, ha conosciuto la mia signora. Sì, purtroppo. Scusi, Eva, guardi, adagio, Magari, ecco. Magari, peggio, molto peggio, sì. Ma chi è che l'ha conciata così? Non per essere curioso. Sua moglie, Laura, sì. Oggi sono passato di qua per dirle certo che in queste condizioni non potevo tinteggiare la casa. Laura rompe sempre qualcosa a qualcuno. Io non dico cosa rompe a me da 25 anni. Sì, sì, sapeva. Io so che lei non sa. Guardi, sarà una storia molto lunga, eh? Dici, non sanno di niente, sanno di cetrioli, di carne, lo stesso. Sa fuori. Sì, lo compone l'oltre po'. E quindi sarai dunque al racconto. Mi devi prima di dire chi era quel... Signore! Quell'omuncolo che è stato da me oggi a dirmi che sono dovuto tornare a casa e che avevo trovato mia moglie fra le braccia di un altro. Quando il male, ciao cara. Dimmi. L'altra sera, educatamente, sì signore. Hai visto? T'ha precisato. E la lingua? Ha la lingua troppo lunga. Lei? Ma tu cosa fai? Muovi le mani. La madre è una gran brava. Sì, questo lo sappiamo. Ma la lingua troppo lunga. Sì. E tu? Non le mani. No, non le mani. Le mani, non devi muovere tu. La lingua. La lingua. La lingua. Festeggiamo anche i 25 anni della compagnia stabile montese. Io ho finito l'asilo. Per cui vorremmo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a tutti i lavori della compagnia a partire dal 72 fino ad oggi. E sono stati parecchi, lo assicuro, perché abbiamo fatto un libretto, io e Silvio abbiamo pensato di fare un libretto dove abbiamo raccolto tutti i lavori che abbiamo fatto e come ringraziamento a coloro che hanno dato un grosso contributo alla sopravvivenza della compagnia, perché grazie a loro siamo arrivati al 97. Non scandalizzatevi, poi se troverete il suo nome, il mio è scritto in grande, in rosso, che sembra più. Però anche una cosa che volevamo ricordare questa sera era proprio questa, che noi che esitiamo, che quindi godiamo dei vostri applausi, del vostro calore, però c'è una persona che da 25 anni che è fondatrice della compagnia ma che non ha mai avuto l'occasione di prendere un applauso, io questa sera vorrei invitarla su palcoscenico, l'assistente della regia Rita Mappelli. Andrea, ciao, 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 ciao,
Ci siamo preso, eh?